La Ragnatela Editore ha presentato venerdì 6 maggio, presso il circolo sportivo Town di Revel, il nuovo romanzo di Eva Forte, dal titolo L'undicesimo giorno della falena. Un romanzo carico di emozioni, di colori e di posti incantati e misteriosi di Roma. Il lettore si troverà proiettato negli anni 90, il liceo, gli amici, i primi viaggi, ma anche una storia dove temi critici rovesciano le sorti dei protagonisti. È stata proprio un'ispirazione nata così dal nulla, a volte i libri nascono proprio in questo modo, esce fuori una frase, un pensiero e da lì si ha un fiume di parole e di pensieri che arrivano nell'immediato. Poi diciamo che in questo caso il libro vuole anche dare un po' un messaggio ai giovani d'oggi, quindi fare attenzione, il tenere molto alla propria vita, al proprio cuore. Sono intervenuti alla serata insieme all'autrice Massimo D'Angelo, che ha presentato la serata introducendo due ospiti molto graditi, Micaela Gravila, professoressa Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale all'Università La Sapienza di Roma, e Daniele Monterosi, noto attore. Quest'ultimo ha regalato ai numerosi intervenuti anche la lettura di alcuni passi del libro. Non è tanto facile, non capita tanto spesso vedersi dal di fuori e oggi mi sono vista dal di fuori, cioè ho visto una presentazione di quello che magari sono diventata io in questi ultimi anni ed è stato veramente emozionante, bellissimo. Poi la lettura di Daniele Monterosi ha veramente emozionato tutti quanti e la professoressa Gavrila è spettacolare, ecco. La voglia di chiamare la mia amica non la sento più vicino a me, non sento più quel cuore che sembrava le stesse uscendo fuori dal petto, ho solo sete. Tanta sete. E arriva il silenzio. È stata una vera serata spettacolo. Infatti, prima della presentazione, Tina Grippino con Eunice Naso, Alberto Papalia, Rosa Maria Marcucci, Martina Larker hanno realizzato una piccola rappresentazione tratta proprio dal romanzo di Eva Forte, che diventerà ben presto una pièce vera e propria. Ovviamente la cosa più bella in assoluto è sapere che il proprio libro diventerà una prosa teatrale, mi ha veramente emozionato. E sarà Tina Grippino a curare la regia e non vedo l'ora di vederlo anche io, devo essere sincera. Il consueto firmacopie unite ad un ottimo aperitivo e con la musica dal vivo di Diego Magnani hanno consegnato agli archivi una splendida serata di letteratura. L'undicesimo giorno della falena è un racconto delicato, scritto in punta di piedi, per poter affrontare emozioni forti che scorrono tra le righe. Un libro senza fine, un racconto che ci accompagna anche una volta finito di leggere. Ed è proprio questo che rende L'undicesimo giorno della falena una nuova scommessa editoriale.